Spazzato è il futuro della Calabria. È stata appena letta una poesia molto toccante che riguarda appunto il ricordo della Calabria che si trova in tutto il mondo. Questo è il passato, il futuro, sono vicine le prossime elezioni regionali. Quale sarà il futuro suo e il futuro della nostra regione? Ma il futuro lo decideranno i calabresi. In democrazia il futuro lo decide il popolo, che è sovrano attraverso l'esercizio del diritto di voto. Io mi auguro che questo futuro sia un futuro che proietti la Calabria verso traguardi ancora più avanzati ed importanti. Lei ha un progetto che vuole continuare a portare avanti con fermezza nonostante, insomma, tutte le candidature dell'ultimo momento, diciamo degli ultimi giorni? Ma io ho messo in campo una disponibilità, non ho mai detto Oliverio la morte e naturalmente sono in campo, mi auguro che si possa costruire la massima unità possibile nel campo del centro-sinistra, non manca la mia disponibilità in questa direzione, sono in campo, spero che appunto si possa realizzare appunto questa unità perché la Calabria possa, nel solco del lavoro che abbiamo fatto nel corso di questi 5 anni, realizzare traguardi importanti, traguardi di liberazione, traguardi di occupazione, traguardi di crescita e di sviluppo. Il PD ha scelto, Presidente. Non comment.